Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Eccellenze Italiane. Questa sera parleremo di andrologia e per farlo siamo in collegamento da Roma con il dottor Andrea Militello. Buonasera dottore e benvenuto. Buonasera, grazie innanzitutto per l'invito, mi fa molto piacere e anche un piacere parlare un po' delle nostre specialità e grazie per l'occasione che ci date. Grazie a lei dottore. Dottor Militello, prima di iniziare a parlare dell'andrologia, io vorrei che lei ci parlasse del suo percorso formativo. Sì, come tutti i medici chiaramente si inizia un po' di gavetta, quindi ho fatto il mio percorso di studi, inizialmente l'attitudine, il desiderio come molti di noi di diventare chirurgo, poi ho scelto questa branca parallela dell'urologia, molta esperienza sul campo, anche nelle cliniche, quindi direi che il medico deve formarsi inizialmente anche con le esperienze proprio in corsia, anche facendo le classiche guardie, tutto serve a formarsi. Ho passato un periodo di tempo in pronto soccorso, per 13 anni sono stato responsabile anche di un centro di dialisi, quindi ho un po' allargato le competenze, ahimè, anche non volendo sulla parte nefrologica, poi chiaramente mi sono dedicato specialmente nella parte diagnostica e quindi ambulatoriale nell'andrologia che ormai mi occupa 10 ore di tutte le giornate ormai da 10 anni. Quindi dottore, parlando di andrologia, ci vuole fare per favore una panoramica di quello che è l'andrologia, di che cosa fa l'andrologo, di chi si occupa, chi cura? Allora, la domanda è giusta perché è una specialità non sempre, non ancora da tutti conosciuta, perché un tempo l'urologo si occupava un po' di tutto. L'urologo si occupa, come sappiamo, di patologie urinarie, della classica ipertrofia prostatica o delle brutte malattie dell'apparato urinario, anche di tipo tumorale, e chiaramente affrontava anche i problemi dell'apparato genitale, quindi la parte del pene, dei testicoli, la fertilità e quant'altro. Questo tipo di attenzione ha preso sempre poi, diciamo, più forma in quella specialità inizialmente parallela, ma adesso invece con tutta la sua dignità, che è l'andrologia. L'andrologo quindi si occupa delle patologie dell'apparato genitale, chiaramente nell'uomo, è un po' il corrispettivo del ginecologo per la donna. E le patologie più frequenti, magari delle quali possiamo parlare con lei fra un po', sono quelle un pochettino un po' classiche, l'eiaculazione precoce, la disfunzione erettile, l'infertilità maschile, sono le problematiche per le quali maggiormente l'uomo si rivolge al proprio andrologo. Quindi, dottor Militello, io inizierei parlando appunto di uno di questi problemi di cui si occupa l'andrologo, che è proprio quello dell'eiaculazione precoce. Esatto, l'eiaculazione precoce è purtroppo un disagio, adesso definirlo malattia può sembrare eccessivo, ma è un forte e un importante disagio che colpisce un uomo su tre, quindi anche statisticamente molto molto rilevante. È caratterizzato chiaramente dalla comparsa di un riflesso eiaculatorio che avviene precocemente rispetto a quelle che sono le attese della persona o anche della coppia, perché poi la sessualità si vive spesso in due. E ha tantissime cause di natura organica, e questo serve chiaramente di riferimento alla figura dell'andrologo, ecco l'immagine che avete messo mi fa poi da aggancio per quella che è la terapia, quindi ci possono essere cause organiche legate a problematiche locali, un fremito corto, un prepuzio fimotico, sono tutte situazioni organiche che possono chiaramente creare un disagio durante l'attività penetrativa sessuale e essere responsabili di un riflesso eiaculatorio anticipato, ma spesso il problema può derivare anche da altre situazioni, ad esempio bassi livelli di serotonina. La serotonina è un neuromodulatore prodotto sia dall'intestino ma anche dalle cellule cerebrali ed è un neuromodulatore che è in grado di gestire il riflesso eiaculatorio. Chi di noi produce meno serotonina può andare incontro a un'eiaculazione precoce. E l'immagine che avevate messo riguardava un mio studio che ormai porto avanti da qualche anno, grazie, dove tra le varie terapie che chiaramente possono essere farmacologiche o anche chirurgiche, nei casi ci sia un problema locale come stavo dicendo, anche il tentativo di aumentare i livelli di serotonina nell'uomo, non solo con i classici farmaci che poi, diciamocelo chiaramente, sono farmaci antidepressivi che hanno la capacità di aumentare la serotonina, ma anche tentando di aumentare naturalmente i livelli di serotonina. Questo con l'uso di una pianta, la grifonia, che è una pianta dell'Africa nord e occidentale che contiene
i suoi bacilli, il trittofano, aminoacido indispensabile e utile al nostro cervello per sintetizzare la serotonina. Non volevo andare subito nelle terapie, ma insomma è una patologia la cui diagnosi è immediata e dobbiamo quindi cercare talvolta di trovare la causa. Non sempre è facile e quindi ci deve essere anche un approccio farmacologico o nutraceutico che cerchi di dare beneficio alla sessualità del paziente. Chiaramente con l'obbligo di dire che talvolta il problema è più di natura psicogena, quindi non organica, e lì una figura che può essere importante è anche il sessuologo clinico. Una figura quindi diversa dall'andrologo, ma che talvolta invece si interfaccia e collabora con l'andrologo per rimuovere le componenti di natura più emotiva o psicogena. Dottor Militello, potremmo adesso parlare della disfunzione erettile, parlando appunto delle cause, del trattamento e delle ultime novità. Allora, disfunzione erettile, scherzosamente, è un po' il cavallo di battaglia dell'andrologo, perché ogni uomo nel percorso della sua vita, non dico sicuramente, ma spesso va incontro a problemi di disfunzione erettile. Quello che un tempo, con una parola impropria ed eccessiva, veniva descritto impotenza. Oggigiorno, fortunatamente, questo termine non si utilizza più, si parla di disfunzione erettile, che può avere tante sfumature e tantissime cause. Chiaramente, insomma, siamo collegamento, non è un congresso, per cui cerchiamo in maniera molto breve e succinta di dire quali possono essere le cause. Le cause principali, chiaramente collegate alle varie tappe della nostra età, possono essere di natura metabolica, ormonale, l'ipotiroidismo, un abbassamento del testosterone, un aumento della prolattina possono interferire con la funzione erettile. Purtroppo l'obesità, malattie cardiovascolari, il pene rappresenta un organo molto vascolarizzato, quindi talvolta addirittura la disfunzione erettile è un campanello di allarme di patologie del sistema cardiovascolare. Il diabetico purtroppo va incontro spesso a problematiche vascolari, sia del cosiddetto macro e microcirclo, cioè le grosse arterie e le piccole arterie. Come ho detto, le malattie ormonali, specialmente a carico della tiroide, purtroppo l'utilizzo di farmaci o talvolta conseguenze di interventi demolitivi chirurgici, no? Interventi della pelvi per tumori del retto o della prostata, purtroppo si accompagnano poi a una disfunzione erettile perché vengono interrotte le fibre nervose che conducono il segnale. Come anche, e sempre qui lo dirò, è chiaro, ci può essere anche, specialmente nel giovane, la componente di natura più emozionale e psicogena, dove quindi dovremo andare poi a cercare anche delle cause che vanno al di fuori dell'organico. Quando il paziente ci riferisce la disfunzione erettile, abbiamo obbligo come andrologo di cercare le cause. I due grossi sistemi sono il sistema ormonale, per cui non entriamo nel dettaglio, ma vi è una serie di esami da richiedere al paziente per essere sicuri che sia in equilibrio. Ad esempio, il cinquantenne può magari entrare in andropausa e quindi ha un testosterone basso. Come talvolta dobbiamo studiare le cause di natura vascolare. Ok, la visita cardiologica, ma alcune volte servono esami come l'eco color Doppler dei corpi cavernosi o il RIGI scan test notturno che vanno a studiare proprio la vascolarizzazione dei corpi cavernosi. Fatta la diagnosi, orientati su quello che è essere il problema, chiaramente poi si apre il mondo immenso delle terapie. Passiamo velocissimi sulle terapie che già conosciamo. Si può partire dalla nutraceutica con delle molecole liberatrici di ossido nitrico che aiutano la vasodilatazione, passando per i classici farmaci che ormai tutti conosciamo, il sildenafil, il tadalafil, vi dico i principi attivi per non dire i nomi commerciali, ma insomma ormai non facciamo male a nessuno, no? I vecchi Viagra, Cialis, Levitra, Spedra, Rab, insomma una serie di farmaci, di molecole attive che sono ormai da tutti conosciuti. Passando su terapie un po' più forse tecnicamente impegnative, come le iniezioni nei corpi cavernosi di molecole chiamate prostaglandine che possono essere utilizzate quando i farmaci non funzionano più e questa era un'immagine che vi avevo dato, si è aperto ultimamente un mondo dedicato alla terapia rigenerativa, cioè il tentativo di creare un nuovo tessuto vascolare nei corpi cavernosi. Nell'immagine che vediamo banalmente sembrano le fialette di un prelievo, infatti così è, ma il sangue centrifugato è arricchito e diventa diciamo un plasma arricchito di piastrine che attivate formano quello che si chiama il PRP, plasma arricchito di piastrine. Il plasma,
inoculato nei corpi cavernosi, come fanno in altre specialità, ortopedia, dermatologia, chirurgia plastica, può rigenerare i tessuti cavernosi. Quindi è una terapia alternativa a quelle che fino ad oggi erano quelle classiche, i farmaci per bocca o le iniezioni. Oltre ai fattori di crescita, oggigiorno si utilizzano sempre con più entusiasmo le cellule staminali e, per ultimo, e qui concludo questa breve carrellata, anche l'impianto della protesi peniena. Non sempre le cure funzionano, purtroppo il paziente ha necessità di avere una propria attività sessuale. Oggigiorno con le tecniche mini-invasive si possono posizionare nell'arco di 15 minuti di sala operatoria le protesi peniene, una protesi che permette l'erezione assolutamente invisibile e che ridona la sessualità a chi fino a tempo fa l'aveva completamente persa. Dottore, arrivato a questo punto io concluderei parlando di un altro problema che purtroppo è sempre più diffuso ed è quello dell'infertilità maschile. Ci parli per favore delle possibili cause e delle possibili terapie? Allora, qui concludo, anche se sono argomenti tutti grossi, purtroppo l'infertilità maschile, che un tempo si pensava non esistesse, era sempre colpa della donna, si è visto che invece è responsabile di un terzo dell'infertilità di coppia. Le cause possono essere tante, da problematiche organiche, un testicolo che non è sceso, la presenza di un grosso varicocele, ma oggigiorno molto per purtroppo l'inquinamento ambientale. Siamo esposti alle plastiche, ai ftalati, ai biosfenoli, molecole dai nomi strani, ma che possono interferire con i recettori testicolari, andando a bloccare la spermatogenesi. Per cui sempre più la fertilità maschile si sta riducendo. Scopo dell'andrologo è anche quello appunto di avere il suo, chiamiamolo paziente, il suo amico in giovane età, perché come dicevo prima, magari un varicocele importante, non conosciuto, mancando oggi quel filtro che un tempo era la visita di leva. Ci troviamo spesso dei ragazzi in età avanzata o magari che hanno l'obiettivo di una gravidanza affetti da un varicocele di cui non si sapeva assolutamente l'esistenza. Quindi l'andrologia è importante anche per la prevenzione. Sull'infertilità non vado in maniera dettagliata, chiaramente lo spermiogramma rimane l'esame principe per capire qual è il nostro indice di fertilità e anche qui le cure. Nelle forme lievi possono essere di tipo integrativo, nelle forme in cui ci sono problematiche ormonali, spesso la terapia stimolatoria ormonale ha successo. È chiaro che se il problema è di natura organica, se ho un varicocele importante, la chirurgia del varicocele potrebbe essere la risoluzione e la cura, come nelle forme purtroppo importanti e gravi, i cosiddetti di azoospermia, dove cioè viene a mancare purtroppo la presenza degli spermatozoi, talvolta si può capire la causa con tecniche molto super specialistiche che adesso non abbiamo tempo di enunciare, come talvolta la coppia chiaramente deve rivolgersi ai centri di fecondazione assistita per permettere allo spermatozoo magari immobile e in nessun modo, diciamo così, è impossibile stimolarlo a fare un suo percorso naturale, far sì che ovulo e spermatozoo vengano avvicinati, lo spermatozoo venga inserito nell'ovulo con le tecniche cosiddette di ICSI che permettono una fecondazione assistita, ma permettono una gravidanza che fino a molti anni fa era sicuramente impossibile. Io la ringrazio, dottor Militello, e le devo dire che è stato un vero piacere ascoltarla. Grazie per essere stato in collegamento con noi questa sera. Io ringrazio voi, è stato un piacere che spero si possa anche ripetere. Grazie nuovamente per la vostra accoglienza. E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro una buona continuazione di serata.